Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. Potete ascoltare adesso una nuova intervista testimonianza di una ragazza di Roma sottoposta a rituali satanici, militari e massonici. La ragazza viene attaccata con i satelliti spia, armi ad energie dirette, frequenze non deconvogliate. Gli fanno sentire delle voci che dovrebbero simulare Satana o che dovrebbero simulare manipolatori che immettono ragionamenti deviati nella sua mente per fargli perdere la credibilità. Io l'ho conosciuta di persona questa ragazza, veramente una bravissima ragazza, buona, gentile. Dice: perché questi militari satanisti mi fanno questi rituali disumani? Ascoltate la ragazza di Roma. Sono vittima di un controllo mentale da 30 anni per mezzo di satanisti che sono venuti a conoscenza da circa un anno e mezzo e da un anno e mezzo sto subendo di tutto e di più. Fino allora non sapevo nulla di questa storia, cioè sapevo soltanto di alcune cose. Da 20 anni a questa parte sapevo solo alcune cose che mi erano state fatte e invece adesso da un anno e mezzo ho avuto un calvario che sto subendo di tutto, di più. Mi hanno detto che mi hanno rovinato la vita, in pratica da quando ho conosciuto questa persona all'età di 16 anni, io sto sotto controllo mentale tramite questa setta satanica. E quindi ora da un anno e mezzo sento le voci loro continuamente, ininterrottamente, giorno e notte, a volte mi fanno dormire, a volte non mi fanno dormire, la vita è diventata impossibile e mi hanno isolata completamente da tutti. I familiari non mi credono perché in superficie si sono verificate alcune cose, ma al di sotto ci sta un'altra storia completamente diversa. Oltretutto hanno aperto un sito internet dove mi hanno messo sopra, mi hanno clonato il telefono, mi hanno messo tutto sotto controllo e adesso ho un controllo mentale. Io no, ero all'oscuro di tutta questa situazione, l'ho scoperta da un anno e mezzo, quando loro hanno iniziato a parlarmi di quello che cosa mi hanno fatto in tutti questi 30 anni. Questa è la mia storia, un calvario. Dopo che mi hanno rovinato l'esistenza, come me l'hanno rovinata? Col controllo mentale, nel senso che mi hanno costretta a frequentare determinate persone, costretta con la forza, nel senso che mi manipolavano mentalmente, rendendomi succube di altre persone, di una persona con la quale sono stata 7 anni, oppure rimanendo da sola per tanto tempo. Poi niente, sempre su internet, poi mi seguivano le persone e io dicevo: ma come mai mi seguono queste persone? Che cosa è successo? Perché avevo il telefono clonato, stavo su internet e quindi mi trovavo persone così all'improvviso che venivano fuori improvvisamente. Anche telefonate di giorno, a tutte le ore del giorno, della notte, adesso sono finite perché sono subentrati loro. Ma ti vibravano i telefoni o sentivi proprio la telefonata vera e propria? Telefonate erano una cosa continua, all'inizio giorno e notte. Ma squillava il telefono oppure sentivi solo la vibrazione sul telefono? No, telefono di casa pure, Me l'hanno fatto pure a me, pure a me me lo facevano. All'inizio di notte e poi dopo sono diventate diurne, soprattutto diurne, fino a qualche mese fa, a volte con scherzi telefonici,
qualcosa di questo genere, ma questo sarebbe stato il minimo delle telefonate, perché uno non risponde, vedevo i numeri, alla fine ero abituata e quindi logicamente vedendo dei numeri sconosciuti non rispondevo. E adesso che cosa succede? Che adesso le telefonate non ci sono più. Loro dicono non stai più su internet. Io credo che un canale internet non si possa togliere così. Il fatto è che io non so qual è il mio canale internet dove mi hanno messo. L'hanno saputo soltanto alcune persone. Loro lo dicono solo ad alcune persone. Per rendermi ridicola, mi hanno fatto fare delle cose quest'anno, delle cose strane, sotto controllo mentale, cose che io non avevo fatto mai in vita mia. Ero diventata aggressiva, non ero mai stata aggressiva in vita mia. Eh certo, Loro certo. scatenano l'ira. Ma infatti ultimamente ci sono degli anomali suicidi di persone che all'improvviso impazziscono e si buttano di sotto, oppure addirittura quel ragazzo che è salito sul ponte e si è buttato davanti a tutti senza nessun motivo, ha aperto lo sportello della macchina e si è buttato di sotto. E tutti i parenti dicevano: ma era una brava persona, cioè non ha fatto mai niente, non c'è avuto mai nessun problema. E non riescono a capire per quale motivo. Anzi, addirittura le persone che hanno visto la scena sembrava come se era pilotato, se era ipnotizzato, se dormiva. È preso, è salito No, sul a me ponte e mi si è hanno pure buttato. narcotizzata, quindi a distanza questo. Non riuscivo neanche più a mangiare, a un certo punto mi accendevo la televisione e dopo 5 minuti mi veniva un sonno terribile, dovevo andare a dormire subito senza poter mangiare. È stato un anno e mezzo di calvario, ancora non è finito, perché continuano a parlarmi, continuano a dirmi di tutti i colori, oltre che mi vedono pure, perché non so anche quale tecnologia adoperano per guardare, non lo so, mi vedono dovunque, dovunque. Io questo non l'ho capito, ancora non ho capito che tecnologia adoperano per controllare dovunque, questo non lo so io. So che loro dovunque vado mi seguono, perché se vado dal dentista mi seguono, se vado dal medico mi seguono dovunque, io non lo so come facciano in realtà. Purtroppo questa persona io l'ho conosciuta a 16 anni e non sapevo che cosa era particolare, sì. Di bella presenza, però non cioè è rimasta lì la cosa, cioè una volta che me ne sono andata via dalla palestra è finita lì, non ho pensato più a nulla e loro mi hanno preso di mira, come hanno preso di mira tante altre persone, soprattutto donne, loro dicono che prendono di mira le Sì, donne, anche bambine. ma tutti ce l'hanno con tutti, con bambini, anche con mio padre, dice che hanno messo sotto controllo, anche mio padre mentalmente, non ragionava più, loro non ricordava più nulla, loro dicono, così mi dicono. Questo è quello che mi. In pratica ho le voci immesse nei condotti uditivi, ora io non so, Hai mi hanno provato messo delle su cuffie? tutto. Per sentire se le, hai provato delle cuffie per sentire se le No, senti all'interno ancora della no, le testa o cuffie ancora non all'esterno? le ho provate, ma loro dicono che non servono a niente le cuffie. Non Fidati so che che sanno dire. servono, fidati che servono, ti fanno sentire la differenza tra i suoni esterni e interni nel cervello. Perché può essere che è una cosa a livello proprio di controllo mentale, non lo so. Io sono preoccupata anche dal punto di vista salutare, perché andando avanti così da un anno e mezzo, non lo so i danni quali possono essere, Certo, non è che fanno bene questi campi elettromagnetici, frequenze a microonde, frequenze scalari sul corpo. E poi non so se ti sei accorta, come hai detto te prima, che ti controllano tutti i posti dove stai. Quindi sì, da utilizzano una tutte le parti, tecnologia. da tutte le parti. Io non so che tecnologia adoperano,
Sistemi GPS, guarda, localizzatori GPS che sanno dove stai in tempo reale per poter avvisare sia questi criminali complici che operano attraverso queste tecnologie di controllo e di spionaggio, che sia per manipolare la nostra vita dicendoci in continuazione che noi siamo sottoposti a questo spionaggio tecnologico di continuo, perché in realtà non possiamo stare più dentro casa, non possiamo andare in mutande, non possiamo stare con un ragazzo, non possiamo avere una vita sentimentale, una cosa affettiva, perché veniamo visti 24 ore su 24 come il Grande Fratello. Sì, così, è così che mi trovo in questa situazione. Qualsiasi cosa faccio mi beffeggiano, non so che cosa vogliono mirare. Fatto sta che la mia vita è diventata impossibile perché sono rimasta completamente isolata, E sono rimasta certo. con mia madre di una certa età. Che ha bisogno di essere insomma, seguita e tutto quanto. E Possiamo adesso dire, tu sei di Roma, no? sì, sono di Roma, sì. No, perché così magari se ci sono altre vittime del controllo neurale che seguono questa intervista, testimonianza che stiamo facendo, sapendo che te sei di Roma, loro sanno che ci sono molte altre vittime che sono di Roma, quindi ci uniamo in un gruppo. Il gruppo diventa sempre più grosso e possiamo creare praticamente un modo di schermatura, di forza anche per andare a denunciare queste persone che ci attaccano con queste tecnologie. Perché una denuncia cautelativa, senza denunciare un nome, ma denunciare una sorta di tecnologia, una sorta di manipolazione, potrebbe essere utile per un indomani se fanno partire un'indagine. E un giudice dice: questa persona è stata attaccata e torturata con queste tecnologie da quest'anno a quest'anno perché ha fatto la denuncia. Invece tante persone purtroppo non fanno niente, non fanno interviste, Non fanno niente testimonianza, finora, stanno chiuse niente. dentro casa, tante persone non escono. Io gli dico: scusate, ma come combattete queste persone se state rinchiuse dentro casa? Ah, ma mi attaccano, mi torturano, mi dicono parolacce all'interno della testa. Pensa che te mi hai mandato un messaggio l'altro giorno che mi dicevi che ti mettevano delle musiche in testa. Ieri mi hanno messo la musica. Ah, lo Musica sai che c'è? Che terribile. musica era? Che tipo di musica era? Mettono della musica assordante, dicendo noi non la mettono apposta, la mettono, è musica, non so che musica, che genere di musica è, comunque è una musica assordante, martellante, che solo nella testa fa, nella Sì, mia sì, sì, testa sì. sta, infatti non lo Allora, a un ragazzo gli mettevano Pavarotti, la musica di sento. Pavarotti in te. Cioè, Beh, almeno è piacevole, sì, almeno. ancora me lo ricordo quando è venuto che noi ci siamo incontrati a Roma, che mi sa che questo ragazzo sta pure a Roma ancora, non lo so di preciso, e dice: io sto a casa e mi sento Pavarotti in testa. Io ho detto scusa, ma come fai a dire questa cosa? Dice: te lo giuro, io sto sul letto e mi sento Pavarotti che mi parla in testa. Dice: io l'ho detta al medico, però il medico ha detto: Pure io vado col medico, ma io di tutto farei qualsiasi non ci ha cosa, creduto però il però sì. medico a sta cosa. Dice: vabbè, dice, senti le voci, un conto, ma te mettono Medico pure a Pavarotti è me, un'altra medico cosa. non sa più che fare perché io sto facendo qualsiasi cosa ma niente, dice inutile che vada al medico perché tanto non serve a Eh niente, perché sì, è tanto vero, perché non quelle dai non chi sono fa. patologie tue. In realtà loro ti simulano la patologia. La depressione mi hanno emesso, per 18 anni mi hanno Eh emesso, non sì. so come hanno fatto, Cambiano le tue frequenze fisiologiche. indotto, me l'hanno indotta. Sì. Ti ricordi quando ci siamo incontrati, che Sì, era il 25, mi pare, o il 26 quando ci siamo adesso il incontrati? giorno non lo ricordo bene, Vabbè, era di comunque era di domenica, al domenica. primo incontro caffè. Se pensi che c'era a fianco a noi Riccardo, che è un poliziotto del nucleo operativo della scientifica, attaccato con queste tecnologie, cioè questi non guardano in faccia a nessuno, non guardano in faccia a militari, non guardano in faccia a persone dell'esercito, aeronautica, carabinieri, polizia, guardie di finanza, non guardano in faccia a nessuno perché sono protetti da sistemi sovraistituzionali che possono utilizzare per spiare i nuclei operativi, spiare la magistratura, spiare pure, che ne so, l'antimafia, eccetera, eccetera, anche i stessi servizi segreti, perché loro hanno tecnologie talmente avanzate che possono operare
in un modo praticamente totalmente occulto, totalmente segreto. Perché se te vai da un magistrato e gli dici mi sparano con le armi ad energie dirette satellitari sul corpo, il magistrato dice: ma non esistono queste armi. E invece le armi esistono, ce le sparano addosso, ci attaccano con queste tecnologie tutti i giorni. E il magistrato gli dice: ma no, ma sarà un caso, sei un pazzo, malatamente schizofrenico. Ma quando noi ci presentiamo, 10 persone, 20 persone, 30 persone, 40 persone, 50 persone al tribunale e tutti diciamo le stesse identiche cose, ma che siamo tutti pazzi uguali, siamo tutti malati di No, mente uguali? no, no, bisognerebbe farla questa denuncia perché Poi ne per parliamo il me è una cosa. 17, se vieni mi fa molto piacere, se vieni il 17 perché verranno altre persone all'evento e sono altre vittime nuove che vengono a questo evento. Infatti l'altra volta ti stavo contattando perché doveva mandare a casa di una signora che la stanno pure a lei massacrando con queste radiazioni, frequenze, attacchi di tutti i Fatto delle generi. strategie per vedere qualche analisi, qualcosa da No, poter perché fare. ti volevo portare in un posto dove questa signora ha detto che lì non si sentono le frequenze, che era in un Ah, santuario che sta dove si vicino a trova? Torvaglianica, questo santuario. Dove si trova? Scusa, Vicino non ho capito. Torvaglianica. Torvaianica. Ah. Siccome lei mi ha detto che addirittura ci veniva a prendere lei con la macchina, ha detto andava perché veniva anche un'altra ragazza, non so se ti ricordi quella dell'altra volta con i capelli lunghi che ti stava di fronte. No, Sì, no, no, sì, non sì, sì, c'eri, sì. non c'era, era appena andata via quella ragazza. Allora era andata via. E pure lei ha detto, dice scusa, proviamo, andiamo tutti e quattro, visto che sentiamo tutte e quattro queste frequenze, Sì. queste manipolazioni cerebrali con attacchi con armi di energia dirette oppure frequenze infrasoniche, andiamo a questo santuario e vediamo che cosa c'è lì che non ci fa sentire questi disturbi. Allora io ho detto sì, però ci dobbiamo andare in 3-4 per vedere che cosa sentiamo. Poi ti volevo Ma dire già ci un'altra sono, ho cosa. capito, già ci siete stati No, ancora no, oppure. ancora no, perché abbiamo avuto un problema e non ci siamo incontrati con la signora. Poi, in caso, quando ci andremo, te lo farò sapere qualche giorno Va prima, insomma. bene, Io ho senz'altro, un senz'altro. elettroencefalografo. Io ho acquistato un Sì. elettroencefalografo. Se noi ci Sì. incontriamo, lo possiamo anche fare questo qui per vedere determinate frequenze, quale tipo di frequenze ti amplificano e quale tipo di frequenze ti bloccano praticamente. Certo, sì. Magari, certamente, perché io faccio un elettroencefalogramma normalmente, in ospedale con un ente privato e poi non lo sanno interpretare, è inutile. Sì, infatti è Questo così. che Oppure dico. lo sai che ti fanno? Quando entri nell'ospedale ti levano le frequenze in modo che il disturbo Ah, non c'è più. è vero, sì. Loro l'hanno detto, Come per i l'hanno farmaci, hai detto. visto l'altra volta che ti dicevi io prendo i farmaci e come se non mi fanno nessun effetto? No, loro dicono così, inutile che li prendi, tanto non ti fanno più effetto. Sì, è Non so vero. che cosa hanno combinato, che cosa fanno, io per dormire, almeno per dormire. Sì, perché riescono a modulare le frequenze del cervello con una Ah, mappatura cerebrale e attraverso questa mappatura cerebrale loro bloccano determinati effetti del medicinale. Fa conto, se ti devono far addormentare, loro sanno che quella parte del cervello, se viene sollecitata con determinate frequenze, te non ti addormenti. Oppure, se sollecitano quella parte del cervello con delle frequenze della sonnolenza, te crolli, vai su, dormi immediatamente, cioè ti addormenti subito. E quello è uno dei loro giochetti che fanno. Madonna mia, Purtroppo quando operi incredibile. con... Qui stiamo parlando di una tecnologia di 100 miliardi di euro, eh? Non stiamo parlando di una tecnologia di pochi spiccioli. Pensa quanto valiamo noi che la rileviamo questa tecnologia. Quindi queste persone, oltre al fatto di essere appartenenti a una setta, sono anche collegati con certe Certo, persone, massonerie sicuramente. militari, sette deviate, illuminati, satanisti militari, perché noi ci sono Sì, anche sì, militari sì, sì. che sono anche satanisti, quindi Sì, loro lo magari so, perché fanno io infatti nel culto. percorso di questi ultimi anni ho incontrato tanti militari, gliel'ho pure detto, me ne sono Magari accorta. fanno riti. Loro, magari perché vogliono cercare di avere dei poteri soprannaturali, vogliono cercare di fare chissà dei A me rituali, questo,
spirituali, massonici, oppure che ne so, per sviluppare una parte del cervello vendendosi l'anima a Satana. Non lo so perché fanno questo qui, oppure sono malati di mente proprio loro. Avete appena ascoltato questa nuova intervista, testimonianza di una ragazza di Roma sottoposta a riti massonici e satanisti militari. Viene irradiata da armi ad energie dirette, onde convogliate, frequenze di manipolazione radiocognitiva attraverso satelliti spia in orbita bassa, che dovrebbero essere definiti satelliti per la sicurezza e la protezione del singolo individuo e del singolo cittadino nel territorio nazionale italiano. Invece vengono utilizzati questi satelliti, queste armi ad energie dirette satellitari, per uccidere, annientare, eliminare e fare riti propiziatori per il controllo della mente a distanza. Amici, iscrivetevi sul mio canale di YouTube, Angeli Custodi MK Oltre Italia, e sul canale Emiliano Babilonia. Voglio ricordarvi la mia radio web, Emiliano Babilonia Spreaker, Emiliano Babilonia Mixcloud. Un saluto a tutti, amici, da ricercatore indipendente Emiliano Babilonia, cavia umana dal 10 febbraio del 2001.